perché ci hai lasciato così? Non eravamo pronti, non ti immagini nemmeno che clima ci sia in città. Tutto è cambiato da quel giorno e dalla sua tragicità. Io ero bello tranquillo in chat su MSN, un trillo con uno squillo e la notizia sconvolgente. Cerco di rincuorarmi, si sa, la gente enfatizza, può darsi si risolva, che sia falsa la notizia. Ma no, tutto quel giorno era fottutamente vero. Giri di chiamate, Roberto sempre più serio. Avverto che la situazione non è delle migliori, ma so che tu puoi farcela. 80.000 cuori si stringono in una morsa, tentano di darti forza. I giorni passano ma la speranza non si smorza. E dalla tua stanza ero un via vai costante. Gli amici non si lasciano soli neanche per un istante. Tante, ma io ti sento qui con me, in fondo non sei distante. Sei il nostro angelo danzante. André, ma ci pensi a quante cose ci hai donato, a partire dal sorriso che avevi sempre stampato, fino all'abbigliamento portato con stile sfrontato, di chi del giudizio degli altri non se ne è mai fregato. Eri legato alla famiglia, agli amici e ai veri valori, dedito allo studio, l'orgoglio dei genitori. Pensandoci ancora oggi mi sembra impossibile, a tutto questo non trovo una risposta plausibile. Anzi, se ha scelto te una ragione esiste, è perché a gente triste non nasce il manco triste. Sì, sicuro il motivo sarà questo qui, ancora troppo da bere, la laurea alla serie B. A proposito, domenica sono stato allo stadio, sapessi che magone sentire quel boato ad urlare il tuo nome in 5.000 o più persone. Si è sentito lassù, chissà che strana sensazione. Tu non hai solo vissuto, tu sei stato la lezione, che la vita va goduta, ogni secondo è un'emozione, che la terra non è eterna ma soltanto un passaggio, che l'importante di un tuffo è il lancio, non l'atterraggio, che nella vita l'importante è avere tanto coraggio. E questo non è un addio ma un arrivederci, perché la terra è un passaggio e non siamo noi a decidere quanto rimanerci. Ma l'importante in fondo è viverla a fondo. Possono essere 100 anni, può essere un secondo, e tu questo lo sapevi bene. È per questo che anche chi non t'ha conosciuto ti vuole bene. Ed ora che Dio ti ha voluto con lui in paradiso, mi raccomando, tienici d'occhio da lassù, illuminaci col tuo sorriso.